Italiani e quindi anche baresi, popolo di analfabeti religiosi. Anche loro rientrano in quell'80% di cattolici o pseudotali che ormai si è dimenticato gli insegnamenti della religione. Così come dimostrano i numeri raccolti da Santa Ignoranza, una ricerca condotta da GFK Eurisco, presentata il mese scorso al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Dunque, quanti e quali sono i comandamenti? Lei conosce i comandamenti? Penso di sì, come? Ce ne dice qualcuno? Aspetta, Madonna, non mi ricordo, figlia mia. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altri Dio fior che me. Madonna, non mi ricordo più. Vengo dalla chiesa da tanti anni, più o meno sì. Se ne ricorda qualcuno? Ebbè, settimo, non rubare. Solo quello? No, ricordo altri, adesso non li so. Allora, guardi, io ce li ho qui. Sì, davvero, perché me non so, adesso. Se li vuole rinfrescare un attimo. Perché? No, perché secondo un sondaggio soltanto 2 italiani su 10 conoscono i comandamenti. Diciamo che li ho studiati in catechesi 50 anni fa, insomma, e oltre. E quindi probabilmente qualcosa sfugge adesso. Mo in questo momento non mi vengono. No. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altri... Dio all'infuori di me. Ma perché questa domanda? Perché c'è un sondaggio che dice che soltanto 2 italiani su 10 conoscono i comandamenti, tutti gli altri sono analfabeti in materia religiosa. No, anch'io sono analfabeto, però dopo tanti anni, io ho 77 anni, quindi non mi ricordo. Ricordo di averli imparati. Se li ricorda? Ce ne può dire qualcuno? Non tutti. Beh, non ammazzare uno, non rubare l'altro. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio? Fuori che me. Guardi, ce li ho tutti qui. Beh. Vogliamo ripetere insieme così almeno? C'ho no. Da fare, grazie. Appunto, ma io sono insegnante di religione, quindi... Appunto, dovrebbe conoscerli. È certo che li conosco, però adesso mi vergogno, guardi. Per quanto i 9 su 10 a livello nazionale dicano di aver ricevuto un'educazione cattolica, ecco cosa ci hanno risposto. Per non parlare del fatto che molti sostengono che Gesù è l'autore della Bibbia o in altri casi Mosè. Dunque, meno di 2 italiani su 10 conoscono i comandamenti e non va meglio per le virtù teologali. Quali sarebbero? Fede? Speranza e carità. Bravissima. Grazie. Sare Padre, Figlio e Spirito Santo. Fede? Speranza e carità. Bene. Speranza e carità. Insomma, trovare qualcuno che conosca i comandamenti è come cercare una mosca bianca. Eppure c'è. Allora, non nominare il nome di Dio in vano. Uno, non avrai altro Dio fuori che me. Non nominare il nome di Dio in vano. E questo l'abbiamo già detto. Sì. Poi? Ricordati di santificare le feste. Poi? Onora il padre e la madre. Non uccidere. Non commettere atti impuri. Non rubare, non dire false testimonianze, non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba d'altri. Beh, complimenti, lei è l'unico che ha saputo dirli. Vero. Possibile mai?